Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi non mi vedrete in faccia, magari anche per la vostra felicità. Siamo qui per, come avete visto nella preview, per fare un tutorial. Il primo tutorial che andrò a fare riguarderà come disegnare il volto umano. Lo faremo disegnato in frontale. Quindi, per prima cosa si va a disegnare un cerchio perfetto, o perlomeno il più perfetto possibile. Non importa che sia un'unica linea, l'importante è che dia la forma, che sarà la base centrale in cui andremo a disegnare i nostri disegni, il nostro volto. Attaccato a questi punti andremo a congiungere un altro segno ovale, leggermente appuntito. Dopo aver fatto tutto ciò, si va a tracciare una linea trasversale che andrà a dividere la forma in due, essendo noi speculari in viso, anche se non perfettamente, però possiamo. Comunque, se volete potete disegnare insieme a me, magari provare a provarci anche voi, e poi in caso mi fate sapere com'è andata, a me farebbe solo piacere. Questa base qua si divide in tre parti, o meglio in quattro. Attaccatura dei capelli, occhi, naso e la parte della bocca. La bocca si divide a metà, più o meno, tra il mento e la linea del naso, quindi qui. Questo è un canone parecchio complesso, perché qui andremo a posizionare la linea delle occhi e sopracciglia più o meno. Tra un occhio e l'altro ci deve essere la distanza di un altro occhio, di cui sarà la distanza del naso. Quindi noi andremo a posizionare la larghezza degli occhi. E qui andremo a posizionare il naso. Qui la bocca. Labbra, ovviamente. Ricordatevi che le linee devono essere molto molto leggere. Io ora le sto pressando per farvele vedere, ma assolutamente poi andrò a cancellarle leggermente. Sopracciglia. Spero di non offuscare la telecamera. Riguardante invece le orecchie andranno all'altezza tra l'occhio e il naso, quindi più o meno a questa altezza. Ricordatevi di fare tutto quanto sempre insieme, perché altrimenti se dovete fare, come adesso, gli occhi, se andate a fare prima un occhio e poi l'altro, un occhio vi verrà da panico, mentre l'altro uscirà un vero schifo. Questa sarà l'attaccatura dei capelli. Oggi, non so, andremo a disegnare una donna, dai, giusto per cambiare un po'. Facciamo gli occhi, belli a palla, siano belli visibili.
Ora spieghiamo un po' il naso. Il naso sarebbe a forma di una palletta qua in mezzo, con due nari, con due semi U che si accavallano di fianco. Noi andremo a marcare con le sfumature dopo queste ombrette qua che danno la sembianza del naso. Le orecchie dipende ovviamente sempre dal taglio, che comunque sì, anche se noi ora stiamo disegnando una donna. Comunque, e quindi verranno coperte le orecchie e i capelli, ma anche questo. Voi disegnate sempre anche ciò che non vedete, perché può capitare magari che un pezzo di ciocca non copra l'orecchio e dovreste inventarvelo alla fine. Quindi voi fate anche quello che non vedete e siete a posto. Collo: rispetto all'uomo, l'uomo parte il collo tipo da qua. Allora, il collo più robusto, più possente, la donna invece ce l'ha più ristretta. Poi dipende anche dalla forma fisica, ma comunque sia, questa dovrebbe essere la forma. Mento: si parte dallo zigomo seguendo la forma che abbiamo dato all'inizio. Ogni persona anche qua ha la sua forma differente. Ovviamente non tutti siamo magri, né tutti siamo grassi, quindi dipende dal soggetto che andate a disegnare. Io ora lo sto inventando il volto, quindi se per caso mi capita che qualcuno di voi si assomiglia a questo disegno, ve lo regalerò. Iniziamo a fare i capelli, perlomeno ad abbozzarli. Vedete, qua non si copre l'orecchio, quindi ho fatto bene a disegnarlo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quando l'ho fatto troppo spesso, ma facciamo finta che quelli siano capelli. Proseguiamo con il collo. Maglietta. Noi ora abbiamo lo schema principale. Cancello i dettagli in più che non mi servono. Una volta cancellato qua, poi andrò a cancellare leggermente anche il tratto del volto in sé. Io ora sto cancellando completamente tutto lo schema, altrimenti poi quando andrò a sommare si vedranno queste linee in mezzo, linee che noi non abbiamo in realtà né linee di disegno né linee di schema. Quindi questo è il nostro viso, ora cancelliamo delicatamente, quasi a farlo sparire, ma non del tutto. Ora io appoggerò le sfumature. Le sfumature possiamo fare una roba che vi spiego. Si parte dal più leggero. Solitamente si parte con matite graduali, dalla B all'8B o anche usando dalla H in su. Si parte chiaro, poi sempre più scuro, però sempre con lo stesso tratto principale, accavallando e viene il tratto più scuro. Così come sto facendo io. Si cambia direzione del segno, quindi cavallando, cavallando, alla fine risulta la sfumatura sempre più graduale. Questo è il genere di sfumature. Ci sono varie tecniche, questa qua a riempimento, a cerchietti, oppure a linee. Io ora abbozzerò giusto un occhio, perché altrimenti questo video, essendo che non lo taglierò, o perlomeno taglierò le parti meno importanti, ma di conseguenza non lo velocizzerò, altrimenti non verrebbe la spiegazione e diventerebbe troppo lungo. Quindi provo a sfumarmi giustamente l'occhio, intanto per farvi capire un po'.
Qua per la pupilla ho utilizzato il tratto circolare per la sfumatura, essendo una cosa circolare. Qua facciamo un occhio semichiaro, tanto di farvi capire la gravità delle sfumature. Se andrei a farlo scuro poi non si capirebbe. Andiamo a scurire piano piano poi. Essendo che c'è l'ombra delle ciglia, parte la vado a scurire la parte sotto sopracciglia e man mano più chiaro. La bordatura, il bordo dell'occhio è quasi sempre più scuro quando una persona ha gli occhi chiari. Poi ha una sorta di sabbiatura, tra virgolette, io la chiamo così, poi non so come si chiama, quella all'interno degli occhi. E ecco qua. Comunque, scusate per la mia voce, mi sono appena svegliato, quindi dovevo andare al lavoro, ma poi alla fine ho preferito non andarci, perché non stavo bene, quindi. Anche il motivo per cui non carico video così spesso. Ho lavoro, o faccio video. Sopracciglia. Ovviamente più realistiche possibile, facciamo delle linee nette sparse, eccole qua. Iniziamo ad ombreggiare più la parte che sta contorno dell'occhio. Ora, precisiamo una cosa, l'occhio c'è la parte bianca, che non è del tutto bianca, così come per il viso, così come per i capelli. Anche se vedete bianco, voi passate comunque sia un po' la matita, perché altrimenti non risulterà mai il punto di luce che voi vorreste dare qua, ad esempio. Quindi, anche se è bianco, quel minimo di grigio dato per rendere la tridimensionalità al disegno. Quindi, io ora qua ho il segno dell'occhio e vado a passare un tratto leggerissimo proprio per scurire leggermente, cercando di non coprire la gamba, ma è un problema. La stessa cosa dall'altra parte, leggermente più chiaro perché è più visibile rispetto a quella zona. Così abbiamo il nostro punto di luce. Qua abbiamo le palpebre, sopracciglia. Vedete che sopracciglia potete fare così a riempimento e poi qualche lineetta su qui e là per renderla realistica. Poi semplicemente così al riempimento dipende dal vostro stile di disegno. Io ho acquistato il mio con anni e anni di disegno. A furia di disegnare mi sono creato il mio stile. Questo tempo al tempo. Vi informo che dovete imparare a guardare bene bene la forma del viso, ma soprattutto anche ogni singola sfumatura. Tipo qua sotto sotto l'occhio. Qua sotto l'occhio, scusate. Ah, ci sono delle sfumature leggerissime che a occhio sembrano quasi che non serva a disegnarle, no? Però sono linee molto, cioè sfumature molto importanti, queste qua delle borsette, che si andranno a collegare con questa sfumatura qua, altrimenti sembrerebbe come andare a disegnare un manga o roba del genere, essendo un po' realistico, a noi di manga non ci frega niente. Qua si unisce a questa sfumatura, si va a schiarire e così via. Bene, questo è l'esempio delle sfumature di come è strutturato un viso. Io come sempre spero di avervi fatto compagnia, in questo caso di esservi stati d'aiuto e se siete riusciti a fare qualcosa, a disegnare insieme a me o come sia. Cioè, sì, se ci avete provato e vi è venuto fuori qualcosa, potete mandarmelo su Instagram, vi lascio il link in descrizione, mi farebbe molto piacere. Seguite bene attentamente le istruzioni che vi ho dato e non potete sbagliare. Poi ognuno ovviamente, come ripeto, ha la propria mano e il proprio stile. Detto questo, ci si vede nel prossimo video e iscrivetevi se non l'avete già fatto.
e suggeritemi nei commenti come cosa fare, come sempre. Bella!